Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi farò vedere tre trucchetti che utilizzo personalmente per migliorare la produttività come content creator su YouTube mediante l'ausilio di ChatGPT. Prima di procedere però vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Una delle cose che odio fare quando carico un nuovo video sul mio canale YouTube è scrivere la descrizione. Immaginiamo di voler caricare nuovamente questo video, dato che l'ho già caricato in passato, recuperare e installare correttamente i driver su Windows. Vado a selezionare il video YouTube e successivamente, durante il caricamento, qui YouTube mi propone di inserire un titolo. Su questo generalmente sono abbastanza bravo, mentre sulla descrizione, ahimè, scrivere un copy ben impostato non è molto facile, richiede molto tempo e soprattutto non dimentichiamoci che quando andiamo a scrivere la descrizione del video YouTube dobbiamo fare attenzione anche alla SEO, quindi dobbiamo scrivere un testo che possa essere facilmente indicizzato da YouTube. La dimensione della descrizione è di 5.000 caratteri, teniamo bene in mente questo perché andremo a chiedere a ChatGPT di scrivere una descrizione più corta della dimensione totale per poter aggiungere eventualmente anche ulteriori informazioni. Nel mio caso io inserisco l'URL del mio canale Telegram o altre informazioni extra come i capitoli del video. Quindi andiamo sul sito di ChatGPT e facciamo una richiesta mirata all'AI. Chiediamogli di scrivere una descrizione per il nostro video YouTube che stia per esempio nei 2000 caratteri e soprattutto che spieghi precisamente che cosa fa Samba e come potrebbe tornarci utile. Quindi all'interno di Send a Message vado a scrivere: aiutami a scrivere una descrizione per il mio video YouTube in cui illustro come condividere file e cartelle in rete con Samba. In questa descrizione spiega a cosa serve Samba e come un utente domestico potrebbe utilizzarlo. Limitati ad un massimo di 2000 caratteri. Digitiamo invio e vediamo cosa viene fuori. Ok, ChatGPT ha generato la descrizione del video. A questo punto non ci resta che rileggerla attentamente, valutare eventuali errori che non sono di ortografia ma più di senso del periodo, delle frasi, e proviamo a rileggere quello che ha scritto. In questo video ti mostrerò come utilizzare Samba per condividere file e cartelle sulla tua rete domestica. Samba è un software open source che consente di condividere file e risorse tra computer con diversi sistemi operativi come Windows, Mac e Linux. Utilizzando Samba potrai facilmente condividere file e cartelle con altri utenti sulla tua rete, sia in modalità lettura che scrittura, in modo da permettere loro di accedere ai tuoi file o di modificare i documenti in collaborazione. Diciamo che questi primi due pezzi, paragrafi, hanno molto senso, quindi non c'è nulla da correggere. In questo tutorial ti guiderò passo passo attraverso il processo di installazione e configurazione di Samba sul tuo computer, giusto, illustrando le impostazioni principali per la condivisione delle risorse. È effettivamente quello che vado a fare, quindi va bene. Imparerai inoltre come configurare gli account degli utenti e come proteggere i tuoi file con password. Anche questo è corretto. E poi parte con la spiegazione. Con Samba potrai condividere i tuoi file e cartelle con facilità e senza dover utilizzare servizi cloud o dispositivi esterni. In questo modo potrai avere un controllo completo sui tuoi dati e sulla loro accessibilità, risparmiando tempo e denaro. Quindi, se sei alla ricerca di un modo semplice e conveniente per condividere file e cartelle sulla tua rete domestica, questo video è perfetto per te. Seguimi in questa guida passo passo e scopri come utilizzare Samba per condividere i tuoi file e risorse con altri utenti sulla tua rete. Direi che va assolutamente bene, andiamo a copiare tutto questo e lo andiamo ad incollare all'interno della descrizione. Vedete? Direi che la lunghezza è ragionevole, siamo sui 1339 caratteri su 5000, volendo potevamo chiedergli di generare del testo più lungo, ma qui in testa io magari
dopo la prima introduzione, dopo il primo paragrafo, posso inserire per esempio il link al mio canale Telegram, il link ad altri video più o meno simili e qui sotto magari posso aggiungere anche i capitoli. Ma non è finita qui, un'altra operazione particolarmente rognosa è la generazione dei tag. A volte è molto difficile scegliere i tag per far sì che YouTube vada a indicizzare al meglio il video. Possiamo utilizzare strumenti di terze parti, per esempio come TubeBuddy, per farci dare una mano a generare dei tag e valutare quelli che sono più efficienti, però anche in questo caso voglio farmi dare una mano da ChatGPT. Torniamo quindi all'interno della nostra discussione con ChatGPT e sempre dentro Send a Message scriviamo: aiutami a generare dei tag per YouTube separandoli con virgola e basandoti sulla descrizione che hai appena elaborato. La lunghezza massima di tutti i tag non deve superare i 500 caratteri, perché appunto YouTube ci mette questo limite. Digitiamo invio. Ed ecco qui che ChatGPT ci ha generato i tag per il nostro video. Adesso li andiamo a copiare, torniamo su YouTube, li incolliamo. La lunghezza è 328 su 500, ci sono alcuni che non mi piacciono particolarmente, che secondo me non avrebbero senso, tipo questi singoli, Windows, Mac, magari andrebbero un po' più argomentati, e lo stesso dicasi per modalità lettura e modalità scrittura, magari questi li possiamo rimuovere, però alcuni di essi già hanno senso, tipo servizi cloud, Samba, condivisione file, condivisione cartelle, guida passo passo potrebbe aver senso. Perfetto, abbiamo quindi scritto una descrizione, abbiamo trovato anche i tag per il nostro video utilizzando ChatGPT. Un'altra cosa per la quale possiamo sfruttare ChatGPT su YouTube è per fare analisi dei dati. Spostiamoci quindi nel tab Analytics e clicchiamo qui in alto modalità avanzata. Adesso qui vi consiglio di selezionare un frame temporale rilevante, in particolare dai 90 giorni in su. Io vado a selezionare ultimi 90 giorni e come possiamo vedere qui ci sono i video più visualizzati, perché l'elenco è ordinato per visualizzazioni, negli ultimi 90 giorni. Qui possiamo eseguire l'ordinamento un po' come ci pare, possiamo ordinare per visualizzazioni, possiamo ordinare per iscrizioni. L'obiettivo è prendere un subset di video per chiedere a ChatGPT su quali argomenti martellare, per esempio, e farci suggerire appunto nuove idee per produrre nuovi video. Quindi per me va benissimo mantenere questa configurazione, elenco ordinato per visualizzazioni, frame temporale ultimi 90 giorni, andiamo a scaricare questo dataset. Clicchiamo su questa icona qui, esporta visualizzazione corrente, e selezioniamo valori separati da virgola CSV. Scarichiamo il file e una volta estratta la cartella andiamo ad importare questi dati dentro Excel. Apriamo Excel, spostiamoci su Dati e selezioniamo da testo CSV sotto Recupera e Trasforma Dati. Spostiamoci nella cartella che abbiamo appena estratto e selezioniamo Dati della tabella. Clicchiamo su Importa e qui andiamo a verificare che i dati della tabella vengano impaginati nel modo corretto. In particolare il delimitatore dovrebbe essere la virgola. In questo modo avremo la prima colonna con gli ID, la seconda colonna con i titoli dei video, la terza colonna con l'ora di pubblicazione, le visualizzazioni, tempo di ore, eccetera, tutti i dettagli dell'Analytics. Andiamo a caricare questi elementi e una volta che i dati sono stati inseriti in questa tabella, copiamo i primi 10 elementi, ordinati appunto per visualizzazioni. Adesso torniamo su ChatGPT e proviamo a scrivere un messaggio. Aiutami a scoprire quali argomenti interessano ai miei iscritti sulla base dei 10 video più visti negli ultimi 90 giorni. I video sono... Incolliamo l'elenco che abbiamo appena copiato e digitiamo invio. Ed ecco che ChatGPT, al di là della premessa iniziale in cui va di fatto a riportare
i titoli elaborati in un altro modo, qui sotto ci consiglia i principali argomenti che potremmo utilizzare per produrre video di particolare interesse. Quindi, sulla base di questi video, sembra che i tuoi iscritti siano interessati a temi legati all'informatica, all'installazione e alla configurazione di sistemi operativi, alla risoluzione di problemi hardware e alla virtualizzazione di sistemi operativi. Potresti considerare di creare ulteriori video su questi argomenti o su temi correlati per soddisfare gli interessi dei tuoi iscritti. A questo punto possiamo, per esempio, chiedergli quali sono questi temi correlati. Se fossi un mio iscritto, quali potrebbero essere i temi correlati che ti potrebbero interessare? Ed ecco qui che lui ci risponde: ovviamente come assistente virtuale non ho accesso ai dati personali dei tuoi iscritti, tuttavia sulla base dei video che hai condiviso ci sono alcuni temi correlati che potrebbero interessare i tuoi iscritti e hanno veramente senso, fra cui guide per l'uso di software specifici, programmi di editing audio, video, suite di produttività, applicazioni di grafica, eccetera, introduzione a nuove tecnologie e innovazioni nel campo dell'informatica e dell'elettronica, tutorial su come utilizzare dispositivi specifici come smartphone, tablet, PC, accessori come cuffie, tastiere e mouse, corsi su come imparare a programmare con focus su Python, Java e C++, e consigli su come aumentare le prestazioni di un PC o di altri dispositivi, come ad esempio aggiornare l'hardware o configurare le impostazioni di rete. E per ultimo poi ci suggerisce, come giusto che sia, ti consiglio di valutare i commenti e le richieste dei tuoi iscritti e di utilizzarli come base per creare contenuti correlati ai loro interessi e alle loro esigenze. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate in merito all'utilizzo di questi 3 trucchetti per migliorare la produttività su YouTube con ChatGPT. Se avete dubbi, domande o perplessità, non esitate a lasciare un commento qui sotto, sarò felice di rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like, se i miei video vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!